Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come abbiamo iniziato questo nuovo anno, questo fervore? Lo sentite questo fervore del nostro organismo unico che sostiene ogni sua singola cellula? Ognuna di voi, ognuno di noi e ognuno di voi è la singola cellula di questo organismo unico, irripetibile, irriverente, passionalmente devoto alla propria causa, che è la causa dell'amore di sé. E quindi, in virtù di questo, io che qui sono al servizio anche, avevo un messaggio per il collettivo, non so cosa ci vogliono dire. Ho giusto appunto parlato pochissimo fa con le mie guide, cioè sono loro che parlano. Sono loro che parlano. Fai un bel video per il collettivo. Ok, allora. Ho questa immagine nella mente del nostro organismo unico, è come se fossimo adesso io e te, ok? Siamo io e te. E voglio vedere qual è il messaggio per te, che sei componente essenziale del nostro organismo unico, una cellula indissolubile del nostro organismo unico, che coopera per il bene di se stessa e quindi anche per il bene del collettivo stesso. E quindi è come dove dobbiamo adesso immaginarci con questa, come se siamo io e te, va bene? E quindi voglio vedere che cosa da dirci, che cosa hanno da dirci i maestri con questo inizio anno e quali sono i messaggi principali. Ok, andiamo a vedere subito. Io parto con i Sefirot oggi, con gli Angelion. Andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere subito. Vediamo qual è il messaggio per il collettivo di cui tu sei parte integrante, per la nostra comunità, per il nostro organismo unico. Vediamo un po' quali sono i messaggi, ci lasciamo poi ispirare. Allora, vediamo quali sono i messaggi. Allora, vediamo, mettiamone tre. Uno, due. E 3. Chiudiamo questo. Ok, mettiamo prima di scoprire gli angeli. Messaggio per il collettivo, messaggio per il collettivo. Iniziamo con questa. Ok, andiamo a vedere la prima. Zen, la via del Tao, equilibrio e flessibilità. Diamante grezzo, distinguere tra bene e male. Angelo Reael, lucidità nel prendere decisioni. Allora, prima di tutto il messaggio è questo, che il nostro organismo unico, vabbè, parlo a te, ok? Allora, qua c'è un grande equilibrio. Sei diventata molto equilibrata, sei molto equilibrata. Qua tu sei un diamante grezzo, che vuol dire? Adesso stai iniziando a distinguere cosa è bene per te e ciò che non va più bene per te. Questo ti sta portando a prendere decisioni con lucidità, va bene? Perché ti sei resa conto che sei un diamante. Al netto di questo, considerando il fatto che ti sei resa conto che sei un diamante, adesso tu prenderai decisioni con lucidità, distinguendo tra ciò che va bene per te e ciò che non va più bene per te, mettendo in atto quello che vi ho detto qualche tempo fa, ossia il discernimento e non il giudizio. Il giudizio è l'ottava bassa e il discernimento l'ottava superiore, cioè non è più questo mi piace. Scusami, non è questo è brutto e questo è bello in modo assoluto. No, perché ciò che piace a me può non piacere a qualcun altro e ciò che va bene per me può non andare bene per qualcun altro. E allo stesso tempo ciò che andava bene a me fino a ieri non mi va più bene e quindi scelgo altro, ok? Perché ti sei resa conto che sei un diamante anche più flessibile nei confronti di te stessa e del prossimo. Ok. Qual è il secondo messaggio?
Presenza, gratitudine nel qui ed ora, un passo alla volta. Questo a cosa ti porta? Ad essere presente a te stessa momento per momento, perché sai che ogni cosa è in divenire. Ogni cosa cambia da un momento all'altro, per cui tu rimani presente, centrata e prova gratitudine per quello che hai adesso. Questo ti porta alla benevolenza dall'esterno, il grazie, 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 ossia gratitudine incondizionata, anticipata, tecnica del GIA, creata dal nostro grandissimo amico e sostenitore Fabio Marchesi, che è proprio quello che ti permette di far manifestare all'esterno situazioni di gratitudine per cui tu sei grata, ma sei grata prima che si manifestino, ok? In modo tale che, come si dice in fisica quantistica, perché la realtà coesistono stati sovrapposti di realtà, in cui, nel momento in cui tu sei grata prima, va bene, di quello che può succedere, collassano le funzioni d'onda relative a degli eventi felici. Ok, questo così viene spiegato dalla quantistica. Ti sta dicendo, sii presente un passo alla volta, tu sei qui che illumini tutte le circostanze più buie, sia di te stessa che del mondo esterno. Senza colpa, canalizza il perdono per gli errori del passato, angelo Asaya, medicina universale, pietra filosofale. Caspita, pietra filosofale, diamante grezzo. La pietra filosofale è proprio la rubedo, no? Cioè la manifestazione del diamante puro. Quindi qua mi stai dicendo senza colpa, tu stai canalizzando il perdono per gli errori che puoi aver fatto nel passato. Allora, siccome le parole hanno un loro peso, canalizzare il perdono per gli errori del passato, che vuol dire? Ragazze, non ci sono errori nel passato. Perché non esistono errori? L'errore non esiste. Nel momento in cui tu ti dai conto, grazie a delle vicende spiacevoli o negative di qualcosa, e sei cresciuta grazie alle vicende spiacevoli, e quelle vicende spiacevoli la tua mente le reputava errori, va bene? Ma non esistono errori, senza quegli errori tu non potevi arrivare dove sei adesso. E quindi tu lasci fluire. Canalizza il perdono per gli errori del passato, tu rendi grazie e gratitudine, ricordiamo qui ed ora, per quello che tu hai reputato errore nel passato, perché senza quello non saresti arrivata dove sei oggi a sentirti un diamante. Ecco come raggiungi la pietra filosofale, ecco come raggiungi l'illuminazione. Vediamo l'altro messaggio qual è. Essenza e enigma, non cercare con la mente, il mistero risolve. Allora, questa carta è molto chiara, nonostante sia un enigma, perché a noi sono più facili, è più facile risolvere gli enigmi spirituali difficilissimi piuttosto che fare uno più uno due. Ok, quindi essenza, enigma, non cercare con la mente, il mistero risolve. Ti stanno dicendo che ci possono essere delle questioni che sono lì nel mistero, delle questioni a cui tu non sai dare una spiegazione, proprio perché è la tua mente che vuole dare una spiegazione a delle questioni che sono lì nel mistero. Non si sa. E la mente vuole spiegazioni su delle questioni che sono nel mistero, che non si sanno, che non sai. Non cercare con la mente. Il mistero risolve. Che vuol dire il mistero risolve? In qualche podcast vi ho parlato della vita, la vita che si costruisce in segreto. Tu quando pianti un semino nella terra, quel semino nel tempo di gestazione esploderà sotto la terra, dando le prime ramificazioni, però sopra non si vede niente, tu non lo sai, è un mistero quello che sta facendo il semino sotto la terra. Va bene? Quindi questa carta cosa ti dice? Non cercare con la mente, non cercare di pensare a quando le ramificazioni del semino metteranno piede, insomma, non cercare di pensare a quando spunterà il germoglio. Il mistero risolve. Cos'è il mistero quindi? La vita stessa. La vita si costruisce in segreto, nel mistero. Va bene? Fiducia nella vita, nel Dio che ti incarna. A proposito di questo, cosa ci dice l'angelo? Finire quanto iniziato. Comprensioni delle leggi universali. Appunto, comprensione delle leggi universali. Questo
Quello che ti sto dicendo io, il mistero della vita. Mistero della vita, il mistero risolve. Angelo Lecabelle, idee luminose. Allora, questa accoppiata ti sta dicendo che nel momento in cui tu pianti un seme, deve germogliare per forza, mentre tu te ne prendi cura, senza ossessione. La pioggia degli eventi lo porterà a germogliare, finire quanto iniziato. Va bene? Quindi sono proprio delle linee guida per questo nuovo anno, per adesso, per questo inizio dell'anno. Ora, viste queste prime carte, io voglio andare a vedere adesso di mettermi gli archetipi. Ok. Gli archetipi. Tu stai riprendendo? Sì. Vediamo un po' cosa ci dicono i maestri attraverso le carte degli archetipi. Vediamo un po' cosa ci dicono i maestri, cosa ci dicono i maestri. Vediamo. Vittima. E mo te la dico subito. Allora, l'ho messa su questa prima fila, no? Perché? Ed è proprio chiaro. L'aspetto della vittima. Chi è la vittima? Colui che considera il mondo esterno come cattivo e non si assume la responsabilità che è stato lui a creare quello che vede all'esterno. Ci abbiamo fatto 2 anni e mezzo, quasi 3 anni ormai di lavoro su questo, no? Ok. Rispetto a questa sensazione di vittima, rispetto al fatto di non vedere più l'esterno come il mondo cattivo, chiunque l'esterno sia, a livello sociale, a livello politico, a livello, ma vedere l'interno di te, sei tu che manifesti o che prendi le situazioni in una maniera di vittima piuttosto che dal punto di vista del Dio che ti incarna. Ok? Quindi rispetto a questo ti sei resa conto che sei un diamante grezzo e possono esserci delle questioni ancora da smussare, tant'è che queste questioni da smussare hanno a che fare col fatto che sei tu che crei tutto all'interno, va bene? Distinguere tra bene e male, la via del Tao, equilibrio e flessibilità tra l'interno ed esterno. Per esempio l'aspetto di vittima. Allora, ci sarebbe da fare un podcast su queste prime 3 carte. Vabbè, cerco di essere sintetica. Noi ci incarniamo in un determinato momento storico perché lo abbiamo scelto in qualità di anima. Quindi abbiamo scelto la famiglia, il sistema sociale, governativo, scuola, religione, ok? Quindi noi abbiamo proiettato a livello karmico tutte le situazioni che ci competono in questo momento storico. Quindi qualcuno di voi potrebbe dire sì, ma il governo, l'esterno, le guerre, eccetera, le sto proiettando io. Allora, c'è un karma individuale e un karma collettivo. Quello ha a che fare col karma collettivo. Il tuo karma individuale, dove sta l'espiazione del tuo karma individuale? Prendere quello che vedi con un approccio diverso. Se ti sei incarnata in questo momento storico è proprio perché potevi farlo, è proprio perché questo è il momento storico che ti darà le armi spirituali funzionali a sviluppare i tuoi muscoli spirituali. Quindi fai l'eroe. Sii eroe e non vittima, va bene? Quindi cambia la prospettiva rispetto agli eventi esterni, ossia che sei tu a creare la tua realtà e il mondo esterno. Che vuol dire? Come approcci alle cose, qualsiasi cosa il karma collettivo ti propone, sei tu che cambi il tuo modo di approccio all'esterno, al mondo collettivo, al karma collettivo. E così anche nelle piccole cose. Ok, questa è la prima cosa. Poi sulla seconda ci mettiamo un altro archetipo. Mediadora, colei che media, equilibrio, flessibilità. Qua c'è una donna che media tra le parti. Qua c'è, io lo potremmo attribuire a un femminile da questa parte, e qua c'è un maschile. E qua c'è colei che medita tra le parti. L'equilibrio, grazie alla presenza nel qui ed ora, e
tra il tuo energie maschili e femminili interna. Quindi, qua dice, sì, la vita personale e professionale, rispetto alla prima parte di discussione, qua ti dice che tu troverai l'equilibrio anche tra le parti in causa. Troverai il punto di, sarai colei che media tra le parti di te che dicono una cosa e le parti di te che ne dicono un'altra. Troverai un equilibrio in quello, perché le parti indissonanti di te devono viaggiare all'unisono per manifestare il capolavoro della tua vita. E questo come si sviluppa all'esterno? Trovare anche lì, ti vedo mediare. Rispetto a quelle situazioni che possono essere in conflitto con gli altri, ti vedo essere fare da paciere, da fare una sorta di ambasciatrice, ambasciatore non porta pena, cioè mi viene in mente questa immagine, questa figura qui. Tant'è che siccome noi ci stiamo focalizzando adesso sull'interno, no? Presenza, gratitudine nel qui ed ora, un passo alla volta. Piano piano tu ti accorgi che riesci a mediare con quegli aspetti di te interni che portano all'esterno il palesarsi di realtà sempre più in equilibrio. Ok? Andiamo a vedere adesso il terzo archetipo. Meraviglioso. Nigna naturale significa bambina naturale, un nuovo inizio. Amicizia con gli animali, comunicazione con gli spiriti della naturalezza. Allora, qua mi arriva proprio che c'è una sensazione di come ve lo posso spiegare? Mi arriva proprio una sensazione magica, ok? Mi arriva una sensazione magica, anche il verde, il quarto chakra, rispetto alle leggi universali, la comprensione delle leggi universali, il mistero risolve, ti vedo proprio rilassata, ti vedo serena, e questo è anche un incentivo a continuare verso la fede nella divinità che ti incarna, la fede nel tuo spirito, comunicazione con gli spiriti che hanno a che fare molto con il tuo sé superiore. E anche qua mi stanno dicendo che gli spiriti della natura, gli spiriti degli animali e tutto ciò che è anche le tue guide spirituali ti coccolano mentre tu attendi pazientemente che la vita o le tue manifestazioni abbiano luogo. Ci sono degli esseri accanto a te che ti proteggono, ti sostengono nel cammino spirituale, nel farti sentire il contatto con lo spirito. Nonostante la tua mente possa voler cercare informazioni e controllare, tu affidi tutto al tuo spirito. Getti il peso di preoccupazioni mentali per qualsiasi cosa al tuo spirito, lo getti, io getto il peso di ogni mia preoccupazione allo spirito infinito. Di questa frase, ok? E ti vedo proprio sentire il contatto con te stessa e con gli spiriti e col tuo sé superiore, va bene? Ok. Quindi qua mi stanno dicendo come comune denominatore a tutto, che qua tu ti sei resa conto e ti sei reso conto di essere un diamante. Molti di voi un diamante grezzo, altre un diamante, c'è sempre da smussare, fino a quando siamo in incarnazione siamo tutti diamanti grezzi, anche se diventiamo maestri un po', diciamo, un po' di smussatura c'è da fare sempre, no? Rispetto al ruolo di vittima, rispetto a non sentirsi più vittime, ma sentirsi Dio che crea la propria realtà, tant'è che tu medierai con le tue parti indissonanti interne ogni qualvolta si presenta l'opportunità, l'occasione, e tant'è da far fluire le tue parti in dissonanza verso la migliore versione di te stessa, che come vi ho detto nel video attivazione della fiamma, la migliore versione di te stessa ha a che fare con quello che sei sempre stata. Senza i condizionamenti, quello con cui nasci, le attitudini con cui nasci, nigna naturale, bambina naturale, che poi vanno ad essere ostruite dai condizionamenti educastranti dalla scuola, dalla società, dal sistema che ci vuole schiavi. E quindi di conseguenza io vedo che questo messaggio bellissimo che ha a che fare con la mediazione delle tue parti interne che ti fanno riscoprire quella bellezza che sei sempre stata, e questa è la direzione. La bellezza che tu sei sempre stata ha a che fare con una grande fiducia nel Dio che ti incarna. Gettare il peso di qualsiasi tipo di conflitti mentali
allo spirito infinito o al tuo sé superiore, la stessa cosa. È un grande messaggio di nascita questo, ma non tanto di nascita quanto di fare esperienza della tua vera te, quella che non ha a che fare con i costrutti e i condizionamenti limitanti del sistema. Essere naturalmente libere e liberi di essere e di praticare questa essenza. Ok? È un messaggio bellissimo, è un messaggio veramente bellissimo. E proprio per questo io voglio mettere uno sciamano adesso. Ancora il messaggio, messaggio, messaggio ancora. Come continuiamo la lettura? Cosa ci dice lo sciamano al netto di quello che abbiamo appena detto? Non ci credo. Io stavo pensando a questa carta, la donna selvaggia. Cioè, qua è questo messaggio meraviglioso che mi parla proprio di essere fiere di chi si è. Fiere è un po' come la bambina naturale, donna selvaggia è proprio la persona che manifesta il suo essere senza limiti. Quando vedo questa carta viene l'immagine di una donna nuda che balla sulla riva del mare a mezzanotte, cioè mi viene anche danze tribali, c'è la libertà dell'essenza proprio, quindi mi dicono di continuare su questo percorso, la donna selvaggia. Cos'è la donna selvaggia? Il femminile nudo e crudo così com'è. Il femminile che riemerge dalle profondità e impera, impera, impera. Va bene? Quindi spogliamoci, spogliamoci, continuiamo a togliere strati, ma più che altro, più che togliere strati, perché qua col diamante grezzo si è già fatto un grande lavoro, ballate ragazze mie. Se c'è qualcosa che non va, tu balla, canta. Non ti piace qualcosa? Balla, canta. Facciamo fluire l'energia attraverso la danza, che è uno dei primi motori di purificazione. Danza, balla, sii selvaggia, sii come il tuo istinto ti chiama ad essere. E mi viene in mente il dio Pan che nell'antichità, da cui vengono anche la denominazione attacchi di panico, no? Viene proprio dal dio Pan e ve ne ho parlato nel video Lucifero è il tuo dio, dove menziono proprio il dio Pan, che era un dio della mitologia greca, che era proprio un dio che viveva era l'unico dio che viveva sulla terra, che era fatto di gambe caprine, faccia un po', era diciamo un po' bruttino il dio Pan, però era un dio della terra, amava danzare, amava ballare, amava esprimere il suo istinto senza riserve, no? Ecco, quando è stata data la connotazione del nome degli attacchi di panico, è proprio perché quando c'è un attacco di panico è perché il tuo istinto primordiale vuole uscire e noi lo occultiamo per condizionamenti e costrutti. Freud lo definirebbe come il conflitto tra esse e super esse, io e super io, no? All'interno del quale c'è un altro io che deve mediare, la mediadora, no? Magari non posso andare a ballare nuda in spiaggia a mezzanotte del 4 gennaio, magari ballo nuda a casa mia, cioè. Mediamo, magari c'è una parte di te che vuole ballare, l'altra, ok, mi metto la musica e ballo. Ecco, è la mediazione. Quindi proprio non reprimiamo il dio Pan, che è un dio in quanto è archetipo. Tutti gli dei, le divinità sono archetipi o archetipi, come mi piace chiamarla archetipi. Ossia, sono delle forze primordiali che spingono nel volerci accompagnare verso qualcosa. E come diceva la mia professoressa di anatomia, Dio o ti accompagna o ti trascina. Ossia, quando abbiamo una forza primordiale interna che vuole uscire, o noi l'accompagniamo. Aiutati che Dio ti aiuta, no? Altrimenti ti trascina, ti fa male, perché ti vuole scaraventare verso la versione vera di te stessa, l'igna naturale, quella che ha la vera essenza. E per paure e condizionamenti non lo facciamo. Quindi siate selvagge, siate selvaggi. Un'ovazione al Dio Pan, praticamente. Bellissimo. Detto questo, io adesso voglio farci una stesa con i tarocchi. Ci mettiamo qua queste. Allora, ci
Ci facciamo la stesa. Allora, vediamo un po'. Utilizziamo per l'occasione i tarocchi da legge di attrazione. Vediamo un po', mettiamoci 7 carte. Allora, rispetto a questo, qual è il messaggio? Quindi come ti influenzerà tutto quello che abbiamo detto? E cosa porta? Cosa ti porta? Vediamo. Aspetta, giro un po' la luce così. Ok, vediamo. Cos'è? La forza. Cinque di coppe. Cavallo di bastoni. Wow. Ok, adesso vi dico, eh. Sette di bastoni. Cavalieri spade. Allora, al netto di quello che abbiamo appena letto, qua mi stanno dicendo nei fatti della 3D che qua arriva un recupero di una persona, qua arriva qualcuno, cavalieri bastoni, cavalieri spade, qualcuno, un cambio all'improvviso è di natura sentimentale, amorosa o emozionale, perché c'è un 5 di coppe, una situazione, una persona che necessita spiegazione, necessita parlarti. E alla quale tu non gliela fai molto facile. Sette di bastoni, la forza. C'è un'energia di lotta tra tutti e due. O, possono essere vari livelli. Può essere una relazione, può essere una persona, può essere, cioè, può essere una persona che sei in connessione di natura sentimentale o emozionale, relazionale. Qua mi stanno dicendo che arriva un cambio. C'è una situazione molto tesa con una persona. Questa persona, e con cui c'è stato un abbandono o da parte tua o da parte di questa persona. Le situazioni, ci sono degli ostacoli tra tutte e due, c'è tensione e qua vuole risolvere questa persona. Un cambio all'improvviso, repentino, di recupero. Anche dei pentimenti ci sono qua in mezzo. Al netto di quello che abbiamo letto adesso, io vi sto leggendo dei fatti nella 3D che succedono dove potrai sperimentare quello che ti ho detto. Va bene? Senza ripetermi su questo. Ok. Andiamo a vedere adesso, forte energia passionale c'è qui anche può essere una persona nuova che ti mette alla prova sulla parte sessuale, passionale, perché vuol dire ti mette alla prova? Una persona che spinge, va bene? Spinge, vuole conquistare, anche c'è proprio un'energia molto forte di passione. Vediamo energia positiva per te, energia, mettiamocela un po' più in qua. Energia positiva per te, energia positiva. L'eremita, l'energia positiva, l'eremita mi dice che prima di tutto tu ci andrai molto paziente con questa cosa che arriva nella 3D che ti ho letto adesso. Ci andrai molto paziente con questa persona. L'eremita al tuo positivo mi dice che tu, la tua saggezza ti guiderà. Anche l'eremita al positivo mi sta anche parlando dell'apertura, tu troverai il cammino in questa situazione che ti ho descritto adesso. Persona all'improvviso, boom, 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 ci sono difficoltà, energia di tensione, anche un po' di lotta, anche un po' a avere ragione, ok? Una persona vuole risolvere su questo, mi stanno dicendo, oppure che ti vuole conquistare e tu non gliela fai molto facile. Qual è l'aspetto positivo? L'eremita, ci vai con saggezza. Ci vai con saggezza, ci vai cauta e con saggezza. Andiamo a vedere l'aspetto negativo. L'aspetto negativo è il 3 di coppe. Tu vuoi parlare chiaramente, non vuoi essere presa per gioco, per scherzo, vuoi parlare seriamente. Il 3 di coppe è un'energia di godimento, ma anche di diversione. Se è una persona che ti interessa qui e per cui ci sei rimasta male per qualcosa, tu ci andrai molto cauta questa volta, al netto di quello che ti ho appena detto. Perché? Perché non vuoi che sia solo una diversione quello che ha con te questa persona. Un diversivo, non vuoi essere un diversivo, vuoi di più. Tant'è che ci vai piano, ci vai cauta, perché vuoi di più. Tu vuoi di più, vuoi essere apprezzata per quello che sei. Va bene? E questi sono i fatti che possono accadere nella 3D dove ti daranno modo di sperimentare quello che hai compreso da quello che ti ho detto qua.
Va bene? Per ognuno di voi è diverso. Voglio vedere adesso cosa porta il cavaliere di spade. Possono anche essere due persone che arrivano nei tuoi confronti. C'è energia un po' di lotta, un po' di resistenza da parte tua ad aprirti, ci vai cauta perché non vuoi essere presa come un diversivo, o semplicemente, semplicemente qua c'è una situazione dove, che non ti vedo molto voler far festa con l'altro, se non è come la vuoi tu. Ognuno di voi è diverso, io sto cercando, siamo migliaia ragazze, quindi qua il succo qual è? Che ci vai cauta con questa persona perché lo vuoi come dici tu, ok? Cosa porta il cavaliere di spade? Il sette di spade, c'è qualcuno per cui tu non ti fidi. Qualcuno per cui tu non ti fidi, il cavaliere di spade, c'è un'energia di tensione dovuta a mancanza di fiducia nei confronti di qualcuno. Ecco dov'è che ti farai valere, sia con te stessa che nella 3D con questa persona. Carta finale, per favore. 10 di coppe. Io qua vedo che alla fine qua c'è un 10 di coppe che mi parla di una situazione di armonia, di pace ritrovata. Che sia con questa persona, che sia con te stessa, un'energia di pace ritrovata. Va bene? E qua c'è un 2 di coppe. Quindi può essere sia a livello relazionale o di amicizia, di qualsiasi altro tipo di persona. Io vedo che grazie a questo che abbiamo applicato adesso c'è una pace, un'armonia ritrovata. Ora applicatela alle varie circostanze. Volevo fare proprio nella 3D cosa arrivava proprio per questo. Parlando adesso, mettiamo d'amore, parlando adesso d'amore su questo, andiamo a vedere questa persona qui nei tuoi confronti con queste altre carte. Visto che c'è un cambio immediato. Vediamo un po'. Molta passione c'è qua. C'è molta passione. Alcune di voi vogliono essere prese seriamente, però ecco perché ci vanno caute e ci andate con calma. Alcune di voi invece si accorgono che questa persona gli piace tantissimo. Va bene, però allo stesso tempo tu vuoi essere presa con serietà e ha a che fare con tutto il lavoro che abbiamo detto adesso. Serietà che vuol dire? Essere presa con serietà che vuol dire? Essere amata, apprezzata per l'essenza che sei, la donna selvaggia. Ma nella misura in cui noi ci amiamo e ci apprezziamo al nostro interno in tutti gli aspetti che sono indissonanti di noi e fluiamo verso noi stesse e noi stessi con l'amore di ogni aspetto di noi, anche quello che era in dissonanza, e li facciamo andare in una cognuzio oppositorum, congiunzione degli opposti, è normale che dall'altra parte tu mi fai l'esperienza che anche l'altro ti apprezzi nella tua totalità. Quindi tu fai esperienza con questa persona di quello che abbiamo detto adesso. C'è molta passione qua. Molta, molta passione. Ok. Adesso voglio vedere cosa ti dice con i nostri oracoli lui, lei, questa persona. Kierkegaard. Io vivo con lei il divenire di un amore. E io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, questa è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro, e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Qua mi stanno parlando di una persona che non è presente, oppure sfugge, oppure è evasiva, che è sempre con lei. Alcune di voi gliela fanno proprio sudare a questa persona qui, eh? Beh, ancora. Per alcune di voi è un ritorno. Sto tornando da te, ma anche qui gliela farete sudare, eh? Sto tornando da te, ancora. Ho sempre avuto delle paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Questo è quello che ti dice questa persona, che tu la conosca o meno. A livello, come leggiamo questa stesa, oltre che a livello di realtà 3D, qua c'è per te predisposta una persona che ti ama nella totalità.
Perché tu mi sciocchi questa persona? Perché tu gli denudi l'anima, come dice l'oracolo? Perché sei essenza pura, istinto selvaggio e saggezza, l'eremita, quello che abbiamo detto prima, e l'equilibrio. Va bene? Wow, ragazze mie, ragazzi, io penso che basta. Questo era giusto un messaggio proprio per continuare il nostro servizio operativo di bellessere, bellezza e bellessere. Detto questo, io concludo qui per oggi. È stata una sesa bellissima come inizio dell'anno. Vi auguro la passione ardente che siete sempre state e sempre stati, della bellezza che siete. Vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica!